Salve a tutti, buona domenica a tutti. Questa è la nostra mostra dedicata ai 190 anni della banda musicale di Jesi, Giambattista Pergolesi. Abbiamo organizzato e abbiamo pensato a questo percorso, che è un percorso di rivisitazione, di rilettura metalogica di quello che è stato il rapporto tra la banda e la città di Jesi. Possiamo cominciare la piccola escursione e spero che gradirete questa cosa. Prego. Siamo al corso di Jesi in Palazzo dei Convegni. Ecco, il tutto è stato pensato, anche se noi è stato pensato per amplificare l'effetto delle emozioni che ci possono essere in questa mostra. Noi troviamo qui 12 pannelli per i 12 semitoni, e quindi si parla inizialmente questi due pannelli, i primi due pannelli iniziali servono ad introdurre emozionalmente al tipo di lettura che noi vogliamo offrire, e cioè l'amplificazione di quelle storie che rappresentano il rapporto della città di Jesi con la banda attraverso le persone che l'hanno composta e che l'hanno portata fino alle soglie dei giorni nostri. Dopo questi due pannelli, quindi sette note, sette giorni della settimana, le corrispondenze universali, dopo questi due pannelli noi cominciamo proprio con il racconto. Questo è il maestro Cori, Aurelio Cori, che dal 1912 per 50 anni ha creato, diciamo, quella generazione di musicisti che hanno costituito i nostri genitori. E che io chiamerò in questa mostra, chiamerò gli Argonauti, perché sono degli eroi. Perché Argonauti? Un po' per restare nel mito diciamo, ellenico che abbiamo già individuato, e un po' perché sono anche veramente degli eroi in quanto comuni mortali, e quindi ancora più meritori degli eroi del Vello d'Oro. Ecco, qui cominciamo. Questo è un bozzetto conservato all'Archivio di Stato di Ancona, è del 1833 e raffigura un componente con fagotto della banda musicale di Jesi. Questo vuol dire che noi abbiamo la testimonianza storica che almeno a partire dal 1833, cioè 190 anni fa, già c'era a Jesi una banda musicale. Quindi, una cosa, qui vieni, vieni. È una cosa molto importante, perché noi attraverso gli oggetti esposti, che fanno parte di una memoria, come dire, visiva perduta, polverosa, no? Però attraverso questo signore, che si chiama Canzio, e attraverso questo strumento che sto indicando, questo strumento è un flicornino. Questo è il maestro Cori, che abbiamo già visto. Poi ci sono anche altri musicisti che io ho conosciuto. Questo è un giovanissimo Giovanni di Ottalevi. Questo è un giovane Orfeo Mancini al sax. Attraverso questo strumento noi abbiamo il rapporto reale di oggi, cioè abbiamo il filo che ci lega direttamente a questa memoria. Quindi non è una cosa dimenticata che, finita questa mostra, va in un cassettone, ma noi abbiamo qualcosa che ci lega direttamente a questa mostra, quindi il flicornino. Quindi vediamo qui il maestro Coli. Noi abbiamo paragonato Coli a Giasone come il capo della spedizione del Vello d'Oro. Quindi la spedizione era piena di eroi. Questi eroi sono quei ragazzi che il maestro Coli ha plasmato uno ad uno e che poi sono stati la generazione dei nostri genitori. E quindi io lo chiamo Argonauti, per restare nella metafora del mito, ma li chiamo anche Argonoti, un po' per l'assonanza con le note che sono le nostre pillole musicali, e le nostre stelle della memoria, e un po' perché sono noti, perché sono persone notissime della città di Jesi. Ecco il rapporto con la città di Jesi. Noi girando, girando, proseguendo con l'ascesa di semitoni, siamo al quarto pannello, il Re diesis. Chiaramente andando in questa direzione c'è l'ascesa, andando in questa direzione opposta c'è la discesa. E quindi teoricamente noi possiamo fare un giro ogni volta, e ogni volta andiamo su, se andiamo con questa direzione, e possiamo ascendere ancora a livelli superiori di consapevolezza della memoria. E qui cominciamo a parlare dei nostri eroi, dei nostri Argonauti, Orfeo Mancini,
Ecco, il gatto e la volpe, loro stavano sempre, i nostri percussionisti, abbiamo visto un giovanissimo Orfeo prima al sax, la banda, nella banda che ho conosciuto, lui era più anziano, questi sono il gatto e la volpe, cassa e piatti, Savino Cursi con Orfeo Mancini, loro erano quasi inseparabili e offrivano dei siparietti, delle volte di vero avanspettacolo improvvisato. Savino Cursi, ne abbiamo parlato, è un grande, un genio, lui era veramente geniale per tutto quello che faceva e per come era e come viveva. Poi abbiamo Giovanni di Otallevi, il ragazzo che abbiamo visto prima, figlio di Duilio di Otallevi, il grande personaggio della cultura del primo Novecento, il famoso Duilio, quindi col suo pupazzetto, ha dato luce alle esistenze degli ultimi, che subiscono la storia, però continuano a riderne sopra. Savino Cursi, abbiamo molte. Questo è un Savino Cursi da bambino con il fratello, questo è Savino Cursi con la sua gran cassa, questo è Savino Cursi con il fratello Franco da bambini, e questo è Savino Cursi alle prese con l'orologio del teatro. Sempre lui, sempre lui. Addirittura di lui ci sono degli infiniti aneddoti, quindi riporto due. Un giorno incontrò e allietò la presenza di Carlo d'Inghilterra a Jesi quando venne nell'85. Un'altra volta invece, da più giovani, con il fratello Franco organizzarono una bischerata. Questo è un altro pannello, proseguiamo nell'ascesa, siamo nella nota Mi e quindi parliamo di Mario Filonzi, di Rolando Fiordelmondo, di Francesco Bosi, primo violino, musicista di grande capacità, che, come ho detto anche nei giorni scorsi a molti suonatori attuali della forma dell'orchestra filarmonica, Francesco Bosi poteva oggi suonare in qualunque orchestra filarmonica, ma lui, ripetiamo, questi sono tutti ragazzi dilettanti, amatori veri della musica, che hanno ricreato dal nulla l'Italia, quindi con i loro lavori, ecco perché il rapporto con la città, hanno risollevato l'Italia dalle macerie del dopoguerra, e facendolo hanno anche praticato, coltivato la passione per la musica, plasmati dal maestro Aurelio Coli, come abbiamo visto. E poi Giovanni Carducci, che è mio zio, di lui ci sono tantissimi aneddoti, era chiamato il maestro, non perché fosse maestro, ma perché si comportava, lo faceva nei fatti. Lui era marmista e fare il marmista, alzarsi alle 7, tutti i lavori sono importanti, ma il marmista leviga, taglia le lastre, le martella e così, e poi fare anche, trascrivere la musica e suonare tutti gli strumenti. Questo sono io da piccolo con mio padre, con un altro Giovanni di Otallevi in un'altra età, l'abbiamo già visto prima, e questo è Mario Porfiri, il fratello del nostro medico Rinaldo, una persona squisita. Eros Vasconi, lo vedremo dopo tra le stelle, Eros Vasconi è da 30 anni nella banda musicale della Polizia di Stato. Ecco, questo sono io e questo è il santuario, quello che io chiamo laicamente un santuario, cioè quello strumento che abbiamo visto prima, il flicornino appartenuto a Canzio. Il flicornino appartenuto a Canzio, purtroppo mi è caduto 20 anni fa circa e adesso non è funzionante, però ecco, questo è il filo che ci lega a questa memoria che stiamo raccontando. Bene. Questo qui si parla di mio padre, quindi ovviamente ci sono degli aneddoti, raccontati di prima mano, di prima persona. E poi Alessandro Collamati. Alessandro Collamati è un suonatore, ancora oggi suona, è stato impareggiabile per il supporto che ha dato all'organizzazione della banda negli anni in cui io ero bambino. Questo è un altro, proseguiamo. Poi ci sono le dinastie, in questo caso due dinastie, parliamo, i Ciccoli, i Marcelloni. Marcelloni addirittura quattro dinastie di Marcelloni, poi ecco i Ciccoli lo stesso, abbiamo due dinastie, quindi Marcello, Claudia, Orlando e il figlio Massimo. Poi i comprimari, ci sono quelle persone che fanno parte del motore della banda, cioè strumenti di accompagno che però sono indispensabili per poter portare avanti i brani, senza i quali i vari solisti non potrebbero far nulla, non potrebbero risultare. Questo è un angolo dedicato al maestro Scarpati, quello che
è stato il maestro Coli per la generazione dei nostri genitori, il maestro Carlo Scarpati è stato per la nostra generazione. Carlo Scarpati, qui e lui era anche un poeta dialettale, ho riportato un paio di sue poesie. E poi parliamo anche di quelle persone che, diciamo, che da fuori, da Chiaravalle, dai vari paesi, potevano venire. Questa è un'altra foto relativa a fine anni 70, addirittura qui troviamo Andrea Montanari, un ragazzo poco più grande di me, che suonava molto bene il clarinetto, e qui abbiamo, non so se è riconoscibile, ma questo è Michele Mancini, gloria del calcio jesino degli anni 80, ha giocato con la Jesina, era molto bravo, la Jesina in C1, quando è andata in C1. Ha fatto parte della banda per diversi anni. Carlo Scarpati, di lui ci sarebbe da dire un romanzo, ma questa è una foto per dire di come si presentava la banda. In piazza Federico II, questo è il Duomo, questa è la fontana dove era fino a poco tempo fa, e come si presentava la banda? La cornice di pubblico si presentava con una lira di metallo e per ogni brano eseguito il pubblico poteva vedere quello che stavamo eseguendo. In questa foto è riconoscibile, a parte il maestro Mauro Porfiri di Corinaldo, Giancarlo Aquilanti, che oggi ha una cattedra in California ed è uno dei massimi compositori mondiali, per Carlo Fortemagi, che è un altro musicista di spicco del nostro regionale, però anche a livello italiano. Qui abbiamo Massimo Marcelloni, che sta eseguendo un assolo, abbiamo mio zio Giovanni e abbiamo molti altri, che adesso Ovidio Giacconi da Chiaravalle, un personaggio insomma storico che noi conosciamo tutti molto bene. Questo è il presidente Politi, che è stato il nostro presidente della banda per tanti anni, fino alle soglie del 2000, e che ha permesso, con l'arrivo di Mauro Porfiri, del maestro Porfiri, di portare la banda ad un livello superiore, su consiglio dello stesso Carlo Scarpati, che ha consigliato di prendere per questo compito il maestro Porfiri. Ecco, abbiamo il maestro Porfiri, questa è una formazione nel 1982 a Capodanno, io sono dietro, qui c'è un giovane Sergio Bosi, che abbiamo qui, che è uno dei massimi clarinettisti al mondo attuali, con incisioni in tutto il mondo, specializzato in particolare in musica marocca, ma non solo. E questo sono io con un Savino Cursi con i baffi nel 1980 a Roma, giardinetto di Castel Sant'Angelo. Ecco, Magna nova virtute puer sicitura d'astra. Con questa citazione dell'Eneide introduciamo quella sezione di quei ragazzi che, da partiti dalla banda, poi sono ascesi a diventare delle stelle. Per questo li chiamiamo le stelle: Bruno Palombini, un grandissimo jazzista, Sergio Bosi, che è stato, eccolo qui, lo vediamo da bambino. Sergio Bosi è stato e oggi alla cattedra, al Conservatorio Rossini di Pesaro, è uno, come dicevamo prima, dei massimi musicisti clarinettisti al mondo. Il maestro Giancarlo Aquilanti, che dicevamo, con la cattedra negli Stati Uniti, a Stanford, e poi altri componenti della banda che da ragazzi poi sono cresciuti e hanno fatto strada nel mondo della musica. Abbiamo Giuliano Gasperini, tra gli altri Gasparini, che è prima tromba all'Orchestra Filarmonica Marchigiana, e poi proseguiamo con Massimo Gianangeli, con Manolo Rango, sempre tromba della forma, e con Eros Vasconi, che abbiamo visto prima. Samuele Faini ha fatto anche il maestro della banda per un breve periodo, come anche Roberto Sbarbati. La continuità degli anni 2000. Dobbiamo riconoscere gratitudine agli Uncini, perché in anni sempre più difficili, sono cambiati nel frattempo i tempi, in anni sempre più difficili gli Uncini comunque sono riusciti a garantirci la continuità, ed è stato molto importante per la banda. E questo invece è il futuro, speriamo che è il presente, speriamo che possa essere anche il futuro. La nuova presidentessa, una dottoressa originaria della Sicilia, da Centuripe, in provincia di Enna, Delia Biondi,
con il nuovo maestro Emiliano Bastari di Feltrinano. La banda deve rinnovarsi, deve essere innovativa, il maestro è molto preparato sul settore bandistico e noi speriamo che questo possa essere un binomio vincente. Tra le altre cose, nel 26 erano state messe delle azioni banda di Iesi. Quindi ecco, questo un po' è il giro che abbiamo fatto. Alla fine di questo giro, per chi volesse, adesso non è il caso, perché per chi volesse ci sono i ritratti musicali, cioè si posa due minuti e io posso fare un ritratto musicale che poi lascio come ricordo. Chi conosce la musica se lo può già leggere, chi non la conosce magari si trova qualcuno e se lo fa eseguire. E questo è pensato nella logica di questa mostra, cioè di un gioco ermeneutico di conoscenza ulteriore. Qua sono due pagine tratte dalla delibera del 22 maggio 1861, appena raggiunta l'Unità d'Italia, che parlano del regolamento per la banda di Iesi. Una piccola riflessione: quanto è importante la formazione bandistica per la, come dire, per la crescita dell'individuo. Suoni, diversi strumenti, diverse tonalità, la possibilità di comporre e di suonare insieme e affina la capacità di ascolto. E noi pensiamo, come pensavano anche gli antichi greci, che questo sia una cosa da riprendere e da praticare. Io penso che sia tutto, e a questo punto questo è il nostro berretto degli anni 70, il mio berretto personale, quindi l'ho portato da casa. E questo è lo strumento che suono, questo è lo strumento regalato nel 1950 dal maestro Coli a mio padre, tredicenne. E questa è la banda, ecco, la banda, abbiamo visto il maestro Bastari, la dottoressa Biondi, la presidentessa, questa è la nostra banda attuale. Speriamo che possano ritornare, insomma, tempi migliori anche per questa banda. Speriamo che questo possa un po' contribuire. Io penso che ci siamo, che possa essere esaustivo questo giro. Sarebbe stato bello vedervi tutti quanti, siamo contenti di aver visto ciascuno. E a questo punto non resta che trovarvi ai prossimi appuntamenti della banda cittadina a Iesi, a cominciare credo da fine maggio in poi, e noi cercheremo di essere sempre più presenti nella vita della città e di allietare la città di Iesi. Arrivederci. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie a te.